Il pareggio conquistato a Castelvetrano sta stretto all'Acragas, che negli ultimi minuti ha avuto più di un'occasione per portare a casa l'intera posta in palio. Il tecnico Santino Nuccio presenta una formazione leggermente diversa rispetto alla scorsa domenica. Non c'è Emiliano Bellavia, fiducia al giovane esterno la mattina, in avanti spazio alla coppia Vinciguerra-Gozzino. Partita equilibrata fino al 75esimo, poi complice l'espulsione del giocatore della Folgore Montepiano, l'Acragas esplora più volte la rete del successo. All'87esimo l'occasione più ghiotta, rigore per l'Acragas e Parisi dal dischetto si fa parare il tiro da Maltese. Ma i brividi non finiscono perché l'Acragas colpisce anche un palo. Alla fine un pari che non serve a nessuno. Questi i risultati della 12ª giornata delle squadre grigentine. Due torri Licata 1-1, Folgore Acragas 0-0, Gattopardo Sant'Agata 1-0, Camarat San Cataldese 1-1, Valderice Ribera 1-0. In classifica al comando Licata 28 punti, segue Due Torri 27, Orlantina 23, settima e l'Acragas con 17 punti. Nel campionato di promozione frena in casa la Grigentina, fermata dal Terrasini sul punteggio di 1-1. Da una disattenzione difensiva arriva il vantaggio dei palermitani, ne approfitta il giovane Gennaro che insacca un beffardo pallonetto alle spalle di Modica. La reazione della Grigentina non si fa attendere e dopo pochi minuti agguanta il pari. Il merito è di Salemi, che con un gran tiro manda in tripudio il numeroso pubblico dello Stade Seneto. Poi il Città dei Terrasini perde per doppio giallo Gennaro, ma la difesa imperniata attorno all'esperto acciaio regge bene gli assalti della formazione grigentina. Sugli spalti a seguire la gara il sindaco di Agrigento Marco Zamputo, il vice Massimo Muglio e l'assessore allo sport Roberto Campagna. Tra il primo e il secondo tempo sono scesi in campo per una mini partita i ragazzini della scuola calcio dell'Infichità Magione. Grazie alla vittoria di Buseto, il Campofranco conquista la vetta solitaria della classifica con 25 punti, segue la Grigentina con 23. Dopo 6 vittorie consecutive arriva la prima delusione per la Volley Agrigento, sconfitta in casa dalla Match Service Gela 3-2. Una partita combattuta e a tratti divertente. Nel primo set le ragazze grigentine, subito sotto di 5 punti, recuperano lo svantaggio e si portano addirittura sul 24-20, ma non riescono a chiudere il set vinto dalla formazione gelese 27-25. Il secondo set della formazione di casa che raggiunge la parità, ma dura poco perché il terzo set è ancora in appannaggio delle ragazze di Gela che si riportano di nuovo in vantaggio. La squadra nissena inizia un quarto set forse con troppa convinzione che sia già finita. La Volley Agrigento reagisce e si rialza, conquistando il quarto parziale abbastanza agevolmente. Al tie break succede quello che nessuno si aspetta. Punto su punto, Gela scappa e si aggiudica il quinto set, partita 15-11, interrompendo la magnifica serie positiva della Volley Agrigento.